Salve. Allora, terza puntata della maschera della peste. In realtà io volevo farne all'inizio una sola, poi ho visto che il video si allungava, ne ho fatte due. Due le ho già pubblicate perché Halloween si avvicina, quindi se qualcuno vede il video e vuole fare la maschera ha bisogno da subito di cominciare a lavorare. Del resto, già con i primi due video, in fin dei conti, la maschera è bella e che è finita, mancano le finiture. E andremo praticamente oggi a fare le ultime finiture della maschera. Non solo, nel frattempo ho deciso di proseguire con la maschera facendo un'altra parte, ovvero il cappello. Quindi a seguire le rifiniture della maschera, nel senso della maschera facciale, proseguiremo con il cappello. Bon. Con la prima parte del cappello, perché anche il cappello sarà un po' complicato, quindi io metto i video già in rete in maniera tale che se qualcuno vuole cominciare a lavorare, lavora da subito, perché Halloween, eccolo. Probabilmente non faremo nulla ad Halloween, però ci si prova. Magari andare in giro mascherati, con tanto di maschera appunto facciale, penso non sia un problema. Certo, party e cose varie non si potranno fare. Bene, andiamo avanti. Nel frattempo, sempre la solita preghiera, no? Che è quella di iscriversi al canale. Non vi costa nulla del resto mettere click. Se non accendete la campanellina, perché così non vi rompo le scatole con i nuovi video, anche perché poi bene o male ne faccio parecchi. Quindi almeno l'iscrizione al canale fate. Datemi questo grande regalo di iscrivervi al canale. Se guardate il mio canale, iscrivetevi. Se non vi volete iscrivere, non guardate il mio canale. Cioè, andate a vedere un canale di un altro. Così come per me vale anche per gli altri. Guardate un canale, iscrivetevi. Non vi costa nulla del resto, no? Sono un po' antipatico, sì. Del resto, non mi importa nulla. È importante per me e per gli altri YouTuber. Chiudo e procediamo. Straight doing it. What up, Don?
Allora, maschera finita, eccola qua. L'ultima mano era, avevo una vernice grigia, ci ho aggiunto degli avanzi di giallo in maniera tale da dargli un colore come se fosse ingiallito, insomma, ecco, che ci sta. Ecco qua. Ora praticamente ho già cominciato a costruire il cappello, eccolo qua, che poi dovrebbe andare così, ok? Qualcosa del genere. Cappello come l'abbiamo fatto, come l'ho fatto, non devo usare il plurale. Foglio di cartone, chiaramente sempre recuperato da la roba che ho qui nel laboratorio. Ho fatto questo anello. La cosa importante è che questo deve calare ed essere abbastanza capiente da poter far passare la testa. Perché? Perché poi ci andrà questo cilindro qui, che in realtà non è un cilindro, ma è leggermente un tronco di cono, ed è stato fatto utilizzando lo stesso identico materiale, un cartone, che è sempre un cartone ondulato, prendendo però, poi vedrete appresso nel video, praticamente sfruttando l'ondulatura, la vena dell'ondulatura, per poterlo curvare. Quando l'ho tracciato ho fatto un lieve, vedrete tutto nel seguito, in maniera tale da creare questo. Questo dovrebbe anche andare bene così, no? Bah. Ok, questo lo mettiamo qui dentro. Una volta c'entravamo, non c'entra più. Ecco qua. Poi dopo dovrò, una volta che lavorò, questo adesso dovrò fare lo stesso identico procedimento con la carta e la colla vinilica per bloccarlo. Rivestirlo tutto di carta e colla vinilica. Qui ho utilizzato anche la spillatrice per tenerlo fermo. Poi la parte eccedente qui sopra verrà rimossa e poi alla fine renderò uniforme la falda, che insomma deve essere un po' uniforme, e tutto coperto come abbiamo fatto per la maschera, con strisce di carta imbevute di acqua con la vinilica molto diluita in acqua, e alla fine anche magari la carta igienica, che così si praticamente ammorbidisce e fa quella forma. Ad avere il tempo, ma purtroppo non ce l'ho, andrei dal mio amico Salvatore Nuccio e farei il flac, mi sembra si chiami flac, adesso non mi vorrei sbagliare, ma il tempo non ne abbiamo, quindi si passerà alla verniciatura con vernice nera del cappello, e lì sarà finita la parte del cappello. Rimane il resto della maschera. Allora, per fare in tempo con Halloween, perché eccolo, io penso che farò semplicemente una cimice entrata nel laboratorio, una sorta di mantello nero con un semplice telo col buco in mezzo per la testa da mettere, e poi legare la cinta, scarpe nere o stivali neri di gomma, guanti, si vanno a comprare direttamente i guanti neri di gomma, e poi un cappuccio fatto sempre con un fazzoletto o un telo nero, con la fascia, e poi la maschera, e infine il cappello, ed è finita la maschera. Basta e avanza per andare in giro a spaventare la gente ad Halloween.